In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, domenica 17 di luglio 2022. Marta invita il Signore a casa sua, però come le donne così, tutte di un pezzo, la casa deve essere a posto, non ci devono essere assolutamente cose che possano in qualche maniera disturbare l'ospite, e allora l'ospitante si va a premurare di mettere tutte quelle cose in ordine, perché insomma si potrebbe dire ha invitato il Signore, va che casa che aveva, mancava quello era fuori posto. Ecco, un classico di quelle persone che badano più all'esteriorità che invece all'interiorità. E in questo Maria è lo spaccato di quella che è la nostra società, e poi che anche nostro Signore dirà: attenzione, voi pensate alle abluzioni, pensate a lavarvi esteriormente, ma interiormente siete puliti. E un po' succede con il duo Marta e Maria. La casa deve essere perfetta, e poi se alla fin fine non ascoltiamo il nostro Signore, boh, chi se ne importa. Però l'importante è che la nostra casa sia messa bene. E questa è un po' anche la vicenda dei nostri giorni o dei nostri secoli. L'importante è che noi siamo persone che agli occhi di tutti appariamo così, immacolati, santi, perfetti, perfettini, senza nessun tipo di sbavatura. Io non giudico, io non dico, io non faccio, io sono così, io sono cosà, e poi alla fin fine non ascoltiamo il Signore, perché se ascoltassimo il Signore vedremmo solo i nostri difetti, la famosa trave che occupa il nostro occhio. Quindi alla fin fine siamo più delle Marte e meno delle Marie. Ecco, quindi anche in questo caso Lazzaro è lì, non è ancora morto, ma noi riusciremo a resuscitare da quelle che sono le nostre miserie, perché anche le nostre colpe ci uccidono ogni giorno, perché ricordiamoci che poi nella vita eterna, insomma, si risuscita una volta sola, e quella volta lì è l'unica. Sia lodato Gesù Cristo. Per il santo dimenticato di oggi, la scelta ricade sui santi martiri scellitani. Era un gruppo di persone che vivevano a Cartagine, nell'odierna Tunisia, e sono stati appunto trucidati con metodi barbari, perché non onorarono l'imperatore come Dio. Quindi furono decapitati con una spada, mentre proprio rendevano grazie a Dio. E che cosa dire di questa testimonianza? Che la grandezza di queste persone è veramente vivere con il Signore fino all'ultimo minuto. Loro non hanno ceduto, hanno detto sì, Lui è il nostro Dio. Non come facciamo noi oggi, che davanti alle persone che magari ci chiedono di essere un po' più, come dire, melensi con la dottrina, subito ci inchiniamo alle loro volontà. Ecco, loro sono stati martiri, martiri fino in fondo. Possiamo esserlo anche noi martiri, se rimaniamo nella dottrina, senza morire.